A IFA 2016 tra gli stand ci sono anche dei prodotti che non ti aspetti, o meglio, che sono inseriti all'interno di altri booth. Qui siamo da XMG, che è un produttore che fa del gaming il suo cavallo di battaglia, e qui allo stand abbiamo provato l'HTC Vive. Purtroppo nel video in cui ci sono io ci eravamo dimenticati di attivare fondamentalmente la registrazione, quindi non sono venuto fuori, però potete vedere il ragazzo che fa esattamente quello che ho fatto io. La demo che ho fatto io è una demo molto carina, dove siamo all'interno di una stanza e dobbiamo girarci perché ci arrivano tutta una serie di colpi, frecce, e noi dobbiamo usare i due controller del Vive per tendere la freccia e lanciare la freccia contro questi, diciamo, punti caldi che sono in realtà dei cubi da dove ci arrivano poi le frecce, i nemici, no? Devo dire che l'esperienza è davvero molto molto immersiva, e la sensazione di essere una realtà diversa c'è assolutamente. Il pacco dietro la schiena è molto leggero, non è pesante, ed è l'hardware poi che qui XMG porta per controllare il Vive in maniera avanzata. E come vedete il ragazzo fa tutti questi movimenti, schiva, perché il senso di immersione non è dato soltanto dagli occhi, dalla vista, ma anche dalle orecchie, perché ci sono delle cuffiette che ti sparano il suono, e quindi ci sono gli effetti destra e sinistra che ti permettono di capire da dove sta arrivando una freccia, da dove sta arrivando un nemico, da dove sta arrivando comunque il suono, e quindi l'immersione è davvero ottima. La cosa divertente è che dopo un po' di tempo, oltre a essere un po' sudati e accalorati come vedete da questo ragazzo, non c'è mal di testa. Il Vive, perché proprio vi muovete nello spazio e non è come i visori VR che state fermi e muovete sulla testa, ma vi dovete realmente muovere nello spazio, non fa andare il cervello in pappa, non lo elude, e quindi non avrete mal di testa fondamentalmente. Molto interessante, molto figo. Il prezzo del Vive già si conosce, speriamo di poterlo provare ancora nel futuro, magari proprio recensirlo, anche se farvi vedere i contenuti che vediamo noi direttamente dal visore è praticamente impossibile. Maggiori informazioni nel link in descrizione. Un saluto da Niccolò, ciao!